Do la parola alla dottoressa Beatrice Giannoni, Dizziness cronica dell'adulto, cause con cause ed ipotesi diagnostiche. 20 Allora, minuti. grazie al professor Neri per il sempre graditissimo invito a partecipare a questo convegno. È un argomento molto ampio, come diceva anche il professor Manfrin, quello che mi è stato proposto, ma molto ricco di spunti di approfondimento per migliorare le nostre conoscenze diagnostiche e conseguentemente anche terapeutiche. Vedrete, in parte mi sovrapporrò con quanto ha detto il dottor Faralli, però io penso che è repetita iuvant, soprattutto in questi casi. Per quanto riguarda l'analisi del disequilibrio cronico dell'adulto, io mi sono, da vestibologo ovviamente, soffermata sulle cause vestibolari che possono produrre questo sintomo, però bisogna essere ben consapevoli che molte altre patologie di ordine internistico, neurologico, psichiatrico, non solo possono concorrere alla generazione di questo sintomo, ma ne possono essere esse stesse la causa primitiva. Allora, negli ultimi 5 anni si è riunito questo comitato per la classificazione dei disturbi vestibolari della Barani Society, che si è preoccupato di dare alcune definizioni a cui ci dovremmo attenere per parlare tutti lo stesso linguaggio. Cioè, quel termine dizziness, che in ambito generico può essere diciamo, inteso come un disequilibrio, per noi otoneurologi deve rifarsi necessariamente a quanto concordato da questo comitato. Cioè, per noi dizziness deve essere una sensazione di alterata o di alterazione o di mancanza di orientamento spaziale in assenza di sensazione distorta di movimento. Sensazione di movimento che invece è tipica della vertigo. Ancora diversa è la unsteadiness, cioè quella sensazione di dondolio, di oscillazione, ondeggiamento che si può avere in posizione eretta, seduta o nel cammino. Il comitato della Barani diciamo, si è preoccupato anche di dare una definizione dell'andamento temporale di alcuni disturbi vestibolari, di tutti i disturbi vestibolari. E cronico significa una condizione che produce disturbi vestibolari in un periodo di tempo che sia sufficientemente protratto nel tempo, al contrario di acuto, che invece è una condizione che si manifesta o con un singolo episodio o con un esordio improvviso, e al contrario di episodica, che invece è una condizione che ha un andamento ricorrente. Sempre lo stesso comitato ci dà anche una definizione dei disturbi vestibolari in base al meccanismo patogenetico che può esserne alla base, certamente o in maniera presunta. Pertanto, in base a questo si distinguono dei disordini che sono funzionali, che non vuol dire più un disordine non dovuto a lesione strutturale. Significa un disturbo che origina da un cambiamento nel modo di funzionare di un organo o di un sistema, senza che vi sia un deficit strutturale o cellulare. I disordini strutturali invece sono quelli che originano da una lesione, e poi vi sono anche disturbi psichiatrici che danno disturbi vestibolari e che originano da una patologia psichiatrica primaria. Ovviamente questa distinzione, che è utile e doverosa, non deve essere presa in maniera rigida, perché è necessario mantenere una visione d'insieme, perché spesso questi tre tipi di disturbi si sovrappongono e partecipano alla generazione dello stesso sintomo. Tra i disturbi funzionali, quello che attualmente, diciamo, racchiude la maggior parte delle patologie è quella che è stata definita, sempre dallo stesso comitato, Persistent Postural Perceptual Dizziness, che è diventata a tutti gli effetti una malattia definita, inclusa dall'OMS nell'elenco delle diagnosi della classificazione delle malattie. Questa entità nosologica comprende in sé
altre patologie che sono state descritte negli ultimi 30 anni, a partire dalla phobic postural vertigo di Brandt, passando per la chronic subjective dizziness di Staub, la space motion discomfort e la visual vertigo descritta da Adolfo Bronstein. Tutte queste sottopatologie, diciamo, hanno molte caratteri in comuni, ma mantengono alcune differenze che probabilmente riflettono una diversa prospettiva della stessa patologia, permettendo di ipotizzare, anche se non esiste a tutt'oggi una dimostrazione obiettiva, comunque la, diciamo, l'esistenza di sottotipi di questa patologia identificati a seconda della sensibilità disturbata, diciamo, prevalentemente posturale o prevalentemente visiva. Una cosa è certa, che tutte queste patologie sono effettivamente sostenute da alterazioni funzionali dei meccanismi vestibolari e in genere dell'equilibrio, e che almeno la PPV e la CSD si distinguono dai disturbi psichiatrici primari, quindi non sono dei disturbi psichiatrici. Altra caratteristica dei disturbi funzionali in grado di dare dizziness cronica è che questi vengono identificati da dei criteri diagnostici positivi, non di esclusione di lesione strutturale. Perciò noi la diagnosi di PPPD la facciamo su dei criteri diagnostici ben precisi. La presenza di uno o più sintomi come dizziness, instabilità o vertigine non rotatoria, che sono presenti da più di 3 mesi. Tipicamente questi sintomi hanno questo andamento che viene detto walks and wane, cioè crescendo, decrescendo, tendono a aumentare nella giornata ma non sono presenti necessariamente sempre, e possono essere alternati a degli attacchi acuti in conseguenza a movimenti bruschi. I sintomi non sono scatenati da precisi fattori, però sono favoriti e peggiorati dalla posizione eretta, dal movimento attivo passivo, dall'esposizione a certi tipi di stimolazione visiva, particolarmente stimoli visivi in movimento complessi. Normalmente questa patologia insorge dopo un evento acuto, primitivo, che sia vestibolare o che comunque provochi una turba dell'equilibrio. E i fattori precipitanti sono le sindrome vestibolari acute, che siano ricorrenti o croniche, patologie neurologiche o mediche, e lo stress psichico. I sintomi causano certamente una grande sofferenza al paziente e non sono attribuibili ad altra patologia. Questa patologia colpisce più le donne rispetto agli uomini e vi è un'importantissima comorbidità con l'emicrania, il che non rende facile la diagnosi differenziale con i disturbi metabolici e con quelli psichiatrici, ovviamente. Come abbiamo visto anche dalla relazione del dottor Faralli, ci sono 3 tipi di PPPD: la forma cosiddetta secondaria, che è causata da delle malattie vestibolari acuti o altri eventi patologici che siano sufficientemente sconvolgenti. La forma interattiva, che invece è attivata da delle malattie dei vestibolari ma in dei soggetti con uno stato d'ansia preesistente, e la forma psicogenica, che invece è attivata da un disturbo psichico. L'esame autoneurologico normalmente è negativo, anche se bisogna tenere presente che possono esservi presenti segni della malattia vestibolare di base oppure segni dovuti a una patologia sistemica di base. Cosa succede? Soprattutto nelle forme secondarie interattive, la vertigine acuta, lo sappiamo, determina tutta una serie di modificazioni che danno una erronea sensazione di movimento, un'alterazione del controllo posturale e l'instabilità, con l'attivazione di questi sistemi ancestrali difesa, che poi producono anche la nausea e il vomito. Il tutto ovviamente aggravato dal movimento e dalla visione. Si genera uno stato di sofferenza e di paura con una inevitabile attivazione del sistema ancestrale di allarme. Questa è una risposta, come posso dire, normale, precoce. Normale è una situazione anomala. I centri cerebrali tentano di sopprimere gli input anomali, cercano di sfruttare altri sistemi sensoriali,
vengono messe in atto quelle che vengono chiamate strategie ad alto rischio, cioè un'attivazione del sistema di allarme che fa sì che il paziente si muova con cautela, utilizzi dei sostegni, eviti di mettersi in situazioni difficili, adottando dei livelli di vigilanza molto più alti. Tutte queste sono modificazioni diciamo dovute a un normale adattamento a una situazione che invece è anomala e generalmente durano poco, scompaiono con la risoluzione della malattia e con la realizzazione del compenso. Cioè si realizza quello che viene detto riadattamento. Per la PPPD invece si ipotizza che il meccanismo patogenetico sia proprio quello del fallimento del riadattamento, cioè quelle situazioni di emergenza che nel soggetto normale vengono a cessare con lo svilupparsi del compenso, nel soggetto predisposto perché col temperamento introverso, con ansia preesistente o con delle comorbidità psichiatriche, si genera un circolo vizioso nel quale queste strategie ad alto rischio non solo vengono mantenute, ma vengono anche utilizzate male in risposta a stimoli percettivi, posturali e visivi che invece sarebbero normali. Ebbene, ora passiamo invece a un disturbo di cui ancora non abbiamo parlato, un disordine che fa parte dei disordini strutturali che possono causare una dizziness cronica. E anche qui abbiamo l'omnipresente emicrania. Che l'emicrania potesse essere la causa di un disturbo dell'equilibrio cronico era già stato ipotizzato negli anni passati da Cutler e Balor, da Furman, ma chi ha stigmatizzato l'esistenza di un disturbo cronico vestibolare di origine emicranica è quest'autore che si chiama Waterstone, il quale ha raccolto nel 2004 una casistica di 16 pazienti che avevano una dizziness cronica da almeno 6 mesi per i quali era stato escluso l'esistenza di altre patologie vestibolari e che avevano un'anamnesi di cefalea con carattere emicranico, anche se incostante, secondo i criteri dell'IHS. Quello che invece avevano questi pazienti, avevano tutti una risposta favorevole alla profilassi antiemicranica con il pizotifene, cioè con l'inibitore dei recettori della serotonina. Il sintomo prevalente era la dizziness cronica indotta dal movimento. L'esame sonorologico era la stragrande maggioranza dei pazienti negativo, in qualche caso vi era un nistagmo posizionale. Quest'autore conclude che sebbene la vertigine sia un sintomo comune nei soggetti con emicrania, l'associazione dell'emicrania con un disequilibrio cronico non era stata effettivamente documentata prima da allora. E sebbene questa sia una presentazione dell'emicrania non frequentissima, è bene che tenerne presente l'esistenza in modo da caratterizzare i pazienti e curarli dal momento che sembra che rispondano bene. Un altro autore che conosciamo molto meglio, che è il professor Pagnini, ha parlato dell'esistenza di questo tipo di disturbo vestibolare cronico nell'emicrania. Questo è un caso che è stato osservato da lui e che mi sembra esemplificativo e quindi volevo presentare. Si tratta di una donna di 38 anni che non aveva nell'anamnesi niente di particolare se non una cinetosi nel passato e l'ipotensione. Questa paziente soffriva di un'emicrania senza aura fin dall'epoca del menarca e aveva avuto un episodio di intensa cefalea continua per 10 giorni all'età di 24 anni. Pochi anni prima della visita aveva avuto una vertigine rotatoria che era durata 5 giorni con difficoltà alla stazione eretta e accentuazioni con i movimenti. Alcuni anni dopo ancora, dopo una traversata in mare, aveva avuto una cinetosi marcatissima che si era protratta anche con senso di svenimento per 4 ore. Da quel momento questa paziente aveva residuato un senso di disequilibrio subcontinuo che peggiorava in certe condizioni, tipo lo stress nel periodo perimestruale e, badate bene, locali affollati, quindi con movimento e cinesi ambientale. Negli ultimi mesi, durante la turba posturale cronica, aveva avuto anche degli episodi di vertigine rotatoria associata a cefalea.
gli accertamenti per questa paziente erano tutti negativi, viene concluso per una turba posturale cronica in vestibolopatia emicranica e consigliata la profilassi antiemicranica con aspirina e flunarizina. Ai controlli eseguiti alcuni mesi dopo la situazione andava nettamente meglio, tanto che alla profilassi con aspirina e flunarizina poi è stata sostituita la profilassi con la sola cinnarizina. Se avete notato, molto di quanto descritto per questo caso corrisponde, da un punto di vista sintomatologico, a quanto detto anche per la PPPD. Forse l'unico aiuto da un punto di vista diagnostico differenziale è la risposta alla terapia, a meno che non si usino gli inibitori del reuptake della serotonina, che funzionerebbero sia nel caso della vestibolopatia cronica emicranica sia nel caso della PPPD. Altro disturbo strutturale che causa dizziness cronica, ovviamente, è il deficit vestibolare bilaterale, che viene definito come una condizione cronica caratterizzata da una riduzione o mancanza di funzione degli organi vestibolari periferici, dei nervi o entrambi. Tra i sintomi che possono essere, oltre che vestibolari, cognitivi, autonomici, neurologici, audiologici, spicca chiaramente la dizziness. È una condizione a bassa prevalenza e si calcola che si abbiano 28 casi su 100.000. L'eziologia del deficit vestibolare bilaterale è per metà nota o ipotizzabile e per metà idiopatica. Tra le eziologie note, questo è tutto l'elenco, sicuramente spicca quella tossico-metabolica, seguita dalla infettiva, dall'autoimmune, dalla neurodegenerativa, e qui andrebbe sottolineata la patologia CANVAS, le forme genetiche, vascolari, neoplastiche benigne e maligne. Altre patologie otologiche che coinvolgano anche tutte e due, entrambi i labirinti, le forme congenito-sindromiche e altre. Nelle forme idiopatiche, guarda caso, anche qui c'è una altissima prevalenza di emicrania. Luckler e i suoi collaboratori, tra cui Kingma, hanno calcolato che la percentuale di emicranici nei pazienti con deficit bilaterale della funzione vestibolare idiopatica è molto maggiore in quelli idiopatici rispetto ai pazienti che invece hanno un'eziologia probabile o definita con una P estremamente significativa. Questi autori suggeriscono anche di distinguere il deficit vestibolare bilaterale in base all'eziologia in quattro sottotipi, con vertigine ricorrente, come potrebbe essere la malattia di Meniere bilaterale, rapidamente progressivo, come potrebbe essere la Hogan, lentamente progressivo, come potrebbe essere una forma vascolare, oppure con deficit neurologici, come la CANVAS. La diagnosi, a parte essere nei casi specifici internistica, radiologica, neuroradiologica o neurologica, è ovviamente anche vestibolare. Però a parte, per quanto ci riguarda, non esiste un criterio standard di definizione, si continuano a usare i test calorici, l'HIT manuale o video, le prove rotatorie Un'altra patologia che può dare dizziness cronica è la sindrome da descenza del canale superiore, che tutti conoscete. Naturalmente la genesi della dizziness cronica in questo caso è la ipersensibilità di utricolo e sacculo nei confronti delle perturbazioni endolinfatiche generate dalle variazioni di pressione. Questa sindrome ha dei markers diagnostici che ci permettono una semplice diagnosi differenziale. Corro perché altri disordini strutturali che causano dizziness cronica potrebbero essere il deficit vestibolare monolaterale non compensato, la fistola perilinfatica e tutte le sindromi vestibolari centrali, oltre che alcune malattie neurologiche che ho elencato qui.
Solo una parola per dire che comunque sia la dizziness cronica circa in un 20% dei casi è generata da fattori diversi da quelli vestibolari veri e propri, cioè viene generata da patologie psichiatriche primarie, tra cui le nevrosi d'ansia e fobia, disturbi somatoformi e la depressione. Concludendo, non sto a descrivere questa diapositiva, ci sono tra le cause di dizziness cronica alcune patologie emergenti che bisogna prendere necessariamente in considerazione, perché per esempio la PPPD costituisce probabilmente la seconda causa di disturbo vestibolare cronico, preceduta solo dalla vertigine parossistica e seguita dall'emicrania. Considerare disturbi psichiatrici, che noi da vestibologi siamo meno propensi a considerare, considerare la diagnosi eziologica invece è molto importante, perché può prevedere anche una terapia che coinvolga altri specialisti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Beatrice. Allora, a parte il fatto che si può considerare il fatto che meno pazienti con dizziness cronica si vede, meglio si sta a noi, perché mi sembra che la cosa sia molto, molto vada imbricandosi sempre di più e rendendo sempre più di difficile. Non tanto identificazione, perché cominciano ad esserci delle buone codificazioni diagnostiche, ma quanto punto di vista gestionale, interdisciplinare. Qualcuno vuol fare qualche considerazione, qualche domanda? No? Non avete mai avuto... Francesco, ma... Complimenti Beatrice per l'esposizione. Nella mia esperienza però... Il posturale fobico, il vecchio posturale fobico descritto da Brandt, molto spesso non ha alterazioni di nessun tipo otoneurologico. Al contrario del visual vertigo, e io ho anche molta esperienza, che siano giovani maschi, sui 40 anni, cioè una patologia in continuo aumento per la mia esperienza. La sensazione però io spesso non trovo alcun pregresso né deficit attuale. Come evento scatenante hanno spesso un fattore stressante psichico, sì, ma certo. Non si accompagna, non so se sia anche la vostra. Cioè, dici i test otoneurologici? Non ho ben capito se deve essere un requisito indispensabile per parlare di posturale. Allora, i test otoneurologici standard, quelli che facciamo, spesso non risultano negativi, però esistono dei lavori che, per esempio, da un punto di vista posturale, mostrano delle alterazioni estremamente particolari nei soggetti con questo tipo di disturbo rispetto ai soggetti invece che non lo hanno, cioè la strategia. Un danno, un evento dannoso. Pregresso. Cioè non trovi un evento vestibolare pregresso. Quelle sono le forme secondarie o autogene, ci sono altre forme. Le ha dette, le ha elencate, c'è quella psichiatrica, c'è quella strutturale, funzionale. Posturale fobico vero è un po' diverso dal paziente con visual vertigo, per esempio. Sì, cioè, ma infatti, non sono perfettamente d'accordo sulla ma infatti l'ho detto che possono essere dei tipi diversi di, sì, però quello che disturbata percezione. Nel senso, invece, così che ci deve essere di stimolo, è che la stragrande maggioranza di questi, fatto salvo quelli secondari otogenici, non abbiano nessun test positivo. Cioè la cosa, forse sbagliamo noi nell'applicazione della metodica, e torniamo allora al vecchio discorso. Applichiamo stimoli simmetrici che possono seguire una strada di che studiano i riflessi e non studiano il percepito. Questa è una diagnosi di percezione, quindi bisogna usare test adeguati ad evocare una percezione diversa, quindi test, come ci ha detto ieri Mario, Eterno, Vito Pettorossi, di usare stimoli, cioè, asimmetrici, sì. E forse qualcosa viene fuori. Une question en français, je suis désolé. Que pensez-vous des fistules périnymphatiques comme étiologie possible dans ces troubles de l'équilibre chronique de l'adulte?
L'ho citata la fistola perilinfatica come possibile causa di turba posturale cronica, l'ho solo citata per motivi di tempo, di brevità, però certamente è una delle cause che vengono vestibolari di dizziness cronica. Elle a parlé de la fistule, mais il a très vitement, pour question de temps, mais elle a cité une fistule comme cause de dizziness chronique. Vito. Aspetta il microfono, se no non... Un aspetto di secondaria importanza, però stato sottolineato il fatto che dizziness non definisce un'alterazione del senso del movimento, no? Se no è un'altra cosa. E no, in realtà potrebbe benissimo essere la dizziness una erronea sensazione di movimento. Per il momento nelle definizioni internazionali non è inclusa. Allora io penso che sia da includere questo, avere un senso del movimento alterato. Cioè che comunque la dizziness è un'alterazione del movimento. Comunque, cosa che nella Barani non era stata. Sarebbe da ripensare. Io infatti mi sono rifatta a quella che è testualmente la definizione di dizziness, anche se sicuramente si può discutere. Allora, brevemente Roberto, poi c'è Vincenzo. Una considerazione veloce, scusate. Parlavamo della comorbidità con l'emicrania, cioè ovviamente anche con la PPPD. Ma quando tu vedi un paziente con emicrania vestibolare al di fuori della crisi, quanti nistagmi vedi facendo tutte le manovre? E durante una crisi di emicrania vestibolare c'è una disfunzione vestibolare o no? Dobbiamo tener conto anche di questo. Quanti segni vedo durante la, diciamo, nel periodo intercritico nel paziente con emicrania vestibolare? Quasi mai, quasi niente. Un 99% niente. Se durante la crisi di emicrania vestibolare c'è una sofferenza strutturale, io credo di sì. Perciò io l'ho messa la dizziness cronica emicranica nei disturbi strutturali, però siamo al confine certamente tra il disturbo strutturale e il disturbo funzionale, cioè era per cercare di una spiegazione al fatto che in molti casi, come diceva Comacchio, tu non vedi nulla durante l'esame otoneurologico, il che non implica che non abbia una fluttuazione di funzionalità vestibolare. Infatti, quindi non si sa bene dove c'era Vincenzo. Inserirla. C'era per correttezza, c'era Vincenzo e poi Leonardo. Il problema è che noi affrontiamo questo problema non tenendo conto, almeno per come la penso io, degli aspetti metodologici. Noi continuiamo a ritenere che un riflesso vestibolo-oculomotore che da 0,3 ritorni a 0,8 garantisca una corretta percezione. Non è così. Noi dobbiamo cominciare a studiare il paziente non soltanto studiando il riflesso, ma studiando la percezione che ha quel paziente. Per questo noi troviamo molto spesso soggetti che non hanno un segno di sofferenza, al di là poi delle metodiche che noi utilizziamo. Perché io credo che fin quando noi non riusciremo a studiare correttamente le macule, questi problemi saranno sempre presenti. Quindi un problema di metodologia, sia per quello che cerchiamo, sia per come lo cerchiamo. Leonardo, poi... Tornando al discorso della vertigine posturale fobica e della percezione, io vorrei riproporre all'esercizio quotidiano l'utilizzo di un vecchio test, che è il test ottico-cinetico, che molto spesso viene oramai bypassato e che invece è molto semplice e la cui registrazione potrebbe portarci a slatentizzare delle forme di iperreflessia che molto spesso non vengono misdiagnosticate o non comprese a sufficienza. E tra l'altro butto un sasso nello stagno al quale nessuno sa rispondere: qual è il sistema del ruolo e il ruolo del sistema efferente vestibolare, e dunque potrebbe aiutarci in qualche modo nel comprendere la percezione, ma sono idee ad alta voce, basta. Okay. Lo stimolo ottico-cinetico è uno stimolo visivo complesso che effettivamente potrebbe in questi soggetti
Insomma, svelare un'altra data. È un contenitore gigantesco. Che, assolutamente sì. Ok. Una cosa volevo... volevo sì. Cioè i meccanismi adattativi, insomma saperne molto di più, perché talvolta basta quello che salta per poter creare problemi. Giusto una piccolissima cosa riguardo all'osservazione della vestigine emicranica acuta, io la tanto vituperata attività di pronto soccorso spesso mi ha portato a vedere delle vere crisi emicraniche acute, una l'ho proiettata ieri al corso in cui io ho fatto diagnosi, l'ho detto ieri, la prima diagnosi appena fatta una ragazza di 23 anni con una storia chiara di cefalea emicranica, ho fatto il diagnosi di deficit vestibolare acuto monolaterale. La mattina dopo, appena sono arrivato in ospedale, la ragazza stava saltando nei corridoi, l'ho rivista, non aveva più assolutamente nulla, né dal punto di vista spontaneo né dal punto di vista provocato, evocato e provocato. A quel punto ho rivisto la diagnosi ed era effettivamente una crisi di vertigine emicranica acuta in atto. Altre volte ho visto dei nistagmi che in fase emicranica acuta ponevano unicamente un problema di diagnostica differenziale con patologie centrali gravissime, intendo dire, cioè delle crisi violentissime di nistagmi verticali, ad esempio, che sono poi completamente risolti in assenza di alcuna dimostrazione radiologica di patologia in atto dopo 4, 5, 6, 7, 12 ore in modo totale, e tutti avevano una storia di cefalea emicranica. Quindi sicuramente ci sono le alterazioni in fase emicranica acuta anche sul versante vestibolare.